Ciao ragazze, bentornate. Allora, oggi ho deciso di fare un video tag in collaborazione con Emily Love Makeup e insieme abbiamo deciso di fare un video tag delle 100 domande che nessuno osa fare. Io ho dato un'occhiata, sono appunto tante domande, una più assurda dell'altra. Comunque vedremo di rispondere velocemente. Allora, sì, mi vedete un po' sparaflesciata di luci perché intanto ho un po' aumentato, come nello scorso video, la luminosità della fotocamera, quindi ho imparato come si fa. E poi perché ho la finestra aperta, perché c'è una mosca in camera e quindi cerco di farla uscire, perché sennò mi ronza davanti e divento scema. Vabbè. Iniziamo con le domande. Domanda numero 1. Dormi con la porta dell'armadio aperta o chiusa? Solitamente sempre chiusa. A parte magari qualche volta devo scegliere dei vestiti per il giorno dopo e mi scordo di chiuderla. Comunque sì, di solito è sempre chiuso. Domanda numero 2. Freghi, shampoo e balsamo che mettono negli hotel? Quando mi capita, sì. Poi fregare è una parolona perché sono dei campioncini talmente piccolini che loro se ne fanno poco. Comunque sì, quando mi capita me li porto a casa. Domanda numero 3. Dormi con le lenzuola messe sotto il materasso o lasciate libere? Parto da una base dove il mio letto è tutto rincalzato. Poi durante la notte, ecco, lì è un problema perché c'è una lotta fra me e le lenzuola e la mattina dopo io sono sempre scoperta, non so più dove sono. Quindi un po'. Domanda numero 4. Hai mai fregato un segnale stradale? Allora, io personalmente no, però un mio ex ragazzo sì, lo fece e se lo porto a casa. 5. Ti piacciono i post-it? Ecco, questa è la domanda delle domande. Sì, io amo i post-it, sono strapiena di post-it. Non mi sento in colpa per questo. Domanda numero 6. Tagli i coupon e poi non li usi? Qui in Italia non si usano coupon, quindi no. 7. Preferiresti essere attaccata da uno sciame d'api o da un orso? Personalmente penso che preferirei essere attaccata da uno sciame d'api perché ci sarebbero più probabilità che mi salvi, perché comunque da un orso, insomma, è proprio bruttino, no? Domanda numero 8. Hai le lentiggini? Sì, ho le lentiggini e mi vengono soprattutto d'estate, mi spuntano qui sul naso, un po' qua e anche sotto il naso, un po', insomma, in questa zona qui. Domanda numero 9. Sorridi sempre nelle foto? La maggior parte delle volte sì, poi vabbè, dipende un po' dalla foto, dal momento. Domanda numero 10. Qual è la cosa che ti irrita di più? Allora, a parte che sono una persona che si irrita veramente facilmente, la cosa che mi fa incazzare di più è proprio quando le persone buttano le cartacce per terra sapendo che accanto c'è il cestino, lo vedi, gliele farei raccattare e ingoiare, veramente. 11. Conti mai i passi quando cammini? A volte può capitare, non so perché, ma sì, ogni tanto, non lo so, sì. Oh, penso sia normale. Domanda numero 12. Mai fatto la pipì in un bosco? Sì, cioè la faccio ancora quando posso. Diciamo che la faccio un po' ovunque. Insomma, a me se mi scappa la devo fare. Vabbè, ovviamente mi guardo intorno se c'è qualcuno, se no posso anche trattenerla. Però sì, se mi scappa la faccio. Che schifo mi faccio. Domanda numero 13. Mai fatto la cacca in un bosco? No, quella non l'ho mai fatta neanche quando avevo 4 anni, perché mi fa proprio schifo farla. Domanda numero 14. Balli mai senza musica? Se mi è rimasta una canzone in testa, a volte mi capita di farlo. Così. Domanda numero 15. Mastichi penne e matite? Le penne sono la mia prelibatezza, soprattutto quelle blu. Non so perché, ma mi piacciono tantissimo. Sai, le bic, soprattutto le bic, vanno in cappuccio morbido. Domanda numero 16. Con quante persone hai dormito questa settimana? Domanda un po' ambigua, però con nessuna.
Domanda numero 17. Qual è la misura del tuo letto? Il mio è un letto singolo, quindi penso sarà una misura abbastanza ridotta. Domanda numero 18. Canzone della settimana. Allora, la canzone della settimana è quella di Lorenzo Fragola, l'ho scoperto e appena l'ho sentita me ne sono innamorata. Quella Siamo uguali e insomma mi piace un monte. E so che magari per alcuni sarà il solito sfigatello, però a me personalmente piace e mi ascolto la canzone. Domanda numero 19. Secondo te i ragazzi stanno bene con il colore rosa? Ok, qui ci sarebbe un po' un dibattito. Personalmente non ce li vedo molto bene con il rosa, poi dipende che tonalità del rosa è. Ma posso parlare o devi abbaiare? Dipende. Domanda numero 20. Guardi ancora i cartoni animati? Sì, guardo ancora i cartoni animati e li guarderò finché esisteranno. Chi è che non li guarda i Simpson? I fantagenitori, non mi odiate, io guardo ancora i fantagenitori. Poi cosa guardo? Poi ogni tanto magari mi capita di guardare, sa, Peppa Pig per il mio nipote, però quello non è un guardare, quello è un assistere alla morte. Abbiamo finito? Abbiamo finito? Madonna, da ieri sera abbaia sto cane, che problema hai? Domanda numero 21. Film peggiore che hai visto? Mi pare si chiamasse Il Museo delle Cere. Non me lo ricordo, era un film horror con Paris Hilton. Bruttissimo. Domanda numero 22. Se avessi un tesoro, dove lo andresti a seppellirlo? Allora, dove andrai a seppellire un tesoro? Dietro un termosifone. In una casa. Lì non guarda nessuno, mai. Ora inizieranno a guardare e per colpa mia magari qualcuno verrà derubato di qualcosa. Domanda numero 23. Che cosa bevi quando sei fuori a cena? Di solito bevo l'acqua o la coca. Basta. Domanda numero 24. Con quale salsa mangi i McNuggets? Maionese. Sì, maionese. Domanda numero 25. Qual è il tuo cibo preferito? Il mio cibo preferito è il fritto. Qualunque cosa basta sia fritto. Quello lo mangerei proprio così. Rosticciana e fritto. Domanda numero 26. Quali sono i film che potresti guardare e riguardare senza annoiarti? Allora, al primo posto metterei Titanic. Quel film io me lo potrei guardare 9 miliardi di volte. E piangere ogni volta, se si potesse considerare anche dei cartoni, potrei scegliere La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Anastasia, insomma, queste cose così. Domanda numero 27, l'ultima persona che hai baciato? Gabriele, poco fa, perché lui è andato a lavorare e io sono andata qui a fare video. Domanda numero 28. Sei mai stata scout? No, e non mi piace. Domanda numero 29. Poseresti mai nuda per una rivista? Ok, questa me la sono preparata, ve lo giuro. Allora, sì, lo farei, ma non del tutto nuda. Cioè, un po' vedo non vedo. Però mi devono pagare tanto, ma veramente tanto. Domanda numero 30. Quando è stata l'ultima volta che hai scritto una lettera a mano su carta? L'ho scritta proprio 3 giorni fa, quindi il 28 maggio, una lettera per il compleanno di una mia amica. Quindi gli ho scritto una lettera a mano. E ovviamente ho raggiunto il mio obiettivo, quello di farla commuovere. Domanda numero 31. Sai cambiare l'olio ad un'auto? No, perché non ho un'auto. Domanda numero 32. Mai preso una multa per eccesso di velocità? Sempre no, perché non ho una macchina. Domanda numero 33. Sei mai rimasta a corto di benzina? No, perché non ho una macchina.
34. Il tuo panino preferito. Il mio panino preferito rimarrà sempre e per sempre quello che si fece insieme a Gabriele, ovvero un panino grosso così davvero, dove dentro c'è la Svizzera, la pancetta, il formaggio, il pomodoro, l'insalata, prosciutto. Sì, buono, buono. 35. Cosa più buona da mangiare a colazione? Ora che ce l'ho in casa, le fette biscottate con la crema di gianduia, che anche su Facebook ho pubblicato una foto appunto del barattolo, e quella lì me la potrei mangiare proprio a cucchiai, come per voi la Nutella, no? Per me è quello, cioè la crema di gianduia per me è proprio come per voi la Nutella. 36. A che ora vai a letto di solito la sera? Di solito vado sempre a letto verso mezzanotte, mezzanotte e mezzo, e poi la mattina con le bombe mi devi alzare perché appunto sono stanchissima. Domanda numero 37. Sei pigra? Sì, sono pigra. 38. Quando eri piccola, da cosa ti vestivi per carnevale? A volte mi vestivo da principessa, a volte da fatina, a volte anche da Biancaneve. 39. Qual è il tuo segno zodiacale cinese? Allora, alle elementari scoprì il mio segno zodiacale cinese. Il mio segno è il cane. 40. Quante lingue parli? Oltre all'italiano, l'inglese e lo spagnolo. Stop. 41. Hai l'abbonamento a qualche rivista? No, perché non mi interessa, anche perché non leggo riviste. 42. Lego o Playmobil? Lego. 43. Sei testarda? Sì, da morire, sono molto testarda. Poi, insomma, ho la testa abbastanza dura. Quindi. 44. Che show americani segui? In realtà nessuno. No, boh, non lo so. Ci penserò, poi magari ve lo dico, perché ora non mi viene in mente. 45. Ma hai seguito le soap opera? No, non le sopporto. Sopporto, soap opera. Domanda numero 46. Soffri di vertigini? A volte sì, mi può capitare, magari se è un'altezza un po' troppo elevata, un po' di giramento mi viene. 47. Canti in macchina? Sì, sì, se c'è una canzone mi piace, sì. 48. Canti nella doccia? Sì, e mi viene una voce bellissima. 49. Balli in macchina? Oddio, la proprio ballare? No. Mi muovo un po', ma non è che proprio mi metto a ballare. 50. Mai usato una pistola? No. 51. Ah, fotografia da un fotografo. Quando l'ultima volta? Vabbè, essendo comunque io la fotografa, sono io il fotografato. A me non mi hanno ancora fotografato. Ah, aspetta, sì, quando sono andata a una discoteca rock. Domanda numero 52. Ti piacciono i musical? Sì, dipende. Non li seguo, però sì. 53. Secondo te è stressante il Natale? Un po' per i regali, un po' prima del Natale, insomma, quando sai che sta arrivando e quindi devi iniziare a fare i regali, quella è la parte più stressante. 54. Mai mangiato un pierogi? La cerco. Quelli cinesi. I ravioli, ecco, lo sono. Sì, li ho mangiati. 55. Che torta alla frutta preferisci? Torta alla frutta preferisco il cheesecake alle fragole. 56. Quando eri piccola, cosa volevi diventare? Io volevo diventare tutto, volevo diventare infermiera, dottoressa, poliziotta soprattutto. E adesso a 21 anni non so cosa fare. Domanda numero 57. Credi nei fantasmi? No. 58. Ha mai avuto un déjà vu? Io ho continui déjà vu. Mi mettono una cosa addosso e mi dà noia, proprio noia. Eccomi tornata. Allora, sì, sono andata a cena e la luce quindi è andata via, quindi se vedete questo cambiamento è per questo motivo. Allora, eravamo rimasti
Alla domanda. Domanda numero 59. Prendi delle vitamine? Attualmente no. Domanda numero 60. Indossi ciabatte? Sì, d'inverno le indosso ed estate cammino scalza. 61. Indossi l'accappatoio? Sì. 62. Cosa indossi quando vai a dormire? Sempre il solito discorso, d'inverno il pigiama ed estate quasi niente. Mi fa caldo. 63. Quando è stato il tuo primo concerto? Allora, il mio primo concerto è stato quando ero piccolina, all'età di 6-7 anni, ci andai con il mio babbo, però non mi piacque perché troppo casino, troppa gente, e quindi siamo andati via quasi subito. Poi sono stata a una cover band dei Queen. E poi al concerto di Ligabue. 64. Adidas o Nike? Non ho una preferenza in particolare. Le scarpe sono scarpe. Basta che siano comode. 65. Cereali. Cheetos o Fritos? Ok. Nessuna delle due perché io non mangio cereali. 66. Semi di girasole o noccioline? Qui entrambi. Mi piacciono tutte e due. 67. Mai sentito parlare del gruppo del Tris Bin? No. Ma dopo ci darò un'occhiata. 68. Mai preso lezioni di danza? No, anche se mi sarebbe piaciuto, però poi per via della schiena non ho potuto e quindi penso non lo farò mai. 69. Che professione immagini per il tuo futuro marito? Vabbè, qui non posso immaginarmi niente. Perché non prevedo il futuro e non potrei neanche immaginarmelo proprio perché non sarei io a deciderlo. 70. Riesci ad arricciare la lingua? 71. Mai punta da un'ape? Sì, due volte. La prima volta ero alle elementari e ne trovai una per terra e insomma mi dispiaceva, quindi l'ho presa. Mentre la stavo portando al riparo, lei prese e mi punse. Già. E poi un'altra volta, centro estivi, mi misi a sedere per terra sul prato, mi misi la mano e urli e tragedie. Due volte, quindi. 72. Mai pianto dalla felicità? Sì, mi è capitato. Anche e soprattutto ho pianto dal ridere, ma veramente tanto. 73. Possiedi dei vinili? A questa domanda non risponderò. 74. Hai un giradischi? No. 75. Usi gli incensi profumati? Nemmeno. 76. Sei mai stata innamorata? Sì, lo sono stata. Sì, e lo sono tuttora. 77. Chi vorresti vedere in concerto? Neck. Sì, una volta ero a Firenze, lui era in una libreria e quando tornai a casa su Facebook appunto lessi che lui era proprio alla libreria Red, mi prese un attacco di tristezza, piansi, perché io ero proprio lì dietro allo stesso orario e lui era a 30 metri da me e io non lo sapevo. E da quel giorno infatti mi sono sempre informata. 78. Qual è stato l'ultimo concerto che hai visto? L'ultimo è stato appunto quello di Ligabue. 79. Tè caldo o freddo? Entrambi, perché comunque insomma quando mi fa caldo prendo quello freddo e quando devo fare colazione o magari voglio un po' rilassare, quello caldo. Ottantuno. Zucchero o biscotti Snickers? Snike, Snicker Doodles. Snicker Doodles. Snike o Snicker Doodles. Ok, non ho idea di cosa siano. 82. Sai nuotare bene? Posso esserne fiera, perché ho nuotato per tanti 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 anni, sempre per la schiena. E quindi alla fine ho avuto il mio brevetto. 83. Riesci a trattenere il respiro senza tapparti il naso?
con le mani? Oddio, santa testa. 84. DJ o band ad un matrimonio? Band. Sì, opterei per quella. 85. Mai vinto un concorso? Sì. Ne vinsi due di disegno. 86. Sei una persona paziente? Dipende un po' dai momenti. Insomma. 87. Ci sei mai rifatta? No. E penso che non lo farei mai. No, anzi, ne sono proprio sicura, non lo farei mai. 88. Preferisci le olive verdi o nere? Le olive nere. Non è vero. Le olive verdi sono più dolci. 89. Sai lavorare a maglia o uncinetto? Da piccolina mia nonna me lo insegnò, però poi ho smesso e quindi... 90. La stanza migliore per mettere un caminetto? Il salotto. Più bellino. 91. Vuoi sposarti in futuro? Sì e no? Non lo so. 92. Se sei sposata, da quanto lo siete? Non lo sono. 93. Quando eri al liceo, perché avevi una cotta? Avevo una cotta in prima per un ragazzo di quinta o di quarta. Era un'infatuazione, mi bastava che mi parlasse, ero contentissima. 94. Piangi per ottenere ciò che vuoi? No, non penso che sia una cosa giusta anche. Se davvero vuoi una cosa, vai e te la vai a prendere, non è che ti metti a piangere. 95. Hai bambini? No. No. 96. Vorresti bambini? Mamma, ste domande, perché non me le infilare su? 97. Colore preferito? Colore preferito, il nero, il bordeaux, il verde e blu. Basta. 98. Chi ti manca in questo momento? In questo momento non mi manca nessuno. Sì, mi manca una persona, però non è Gabriele. Allora, le domande in realtà sarebbero finite qui. Perché sono 98, dovrebbero essere 100, ma sono 98. Io sono andata a vedere anche sul telefono e ovunque vai sono 98. Questo video mi ha messo a dura prova perché io da due giorni che cerco di girarlo e sono le 10:30, io avevo iniziato alle 7. Sono strafelice per la mia prima collaborazione con Emily Love Makeup. Comando, andate a vedere i suoi video perché è una ragazza dolcissima. E niente, io vi saluto. Spero di riuscire a fare altri video, anche se avrei un po' da studiare per la maturità, ma cercherò magari di fare qualche vlog. Fatemelo sapere se nel caso vi interessa, ve li faccio volentieri. Vi auguro una buonanotte perché fra un po' me ne vado a dormire. E niente, ci vediamo al prossimo video.